Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una risoluzione sul maltempo che nei giorni scorsi ha colpito l'Abruzzo. Nel documento si chiede al presidente Chiodi di attivarsi presso il governo nazionale per sollecitare l'esecutivo a garantire il ristoro da parte dello Stato di tutte le spese sostenute dagli enti locali per far fronte all'emergenza, scongiurando l'aumento delle accise sui carburanti e sulle imposte regionali. Il promotore dell'iniziativa, il capogruppo del Partito Democratico, Camillo D'Alessandro. Noi dobbiamo passare dalle parole ai fatti, ci sono state grandi lacune in capo alla regione, in capo alla protezione civile, territori abbandonati, sindaci lasciati soli. Ora però se continuiamo a parlare solo di queste cose non rischiamo di non guardare le cose da fare subito e ciò che temo e temiamo, per questo abbiamo presentato queste proposte in Consiglio regionale, è che sotto la neve ci sono i veri danni, cioè i danni alla viabilità, alle culture, alle attività produttive, ha il rischio ulteriore di dissesto idrogeologico a cui è sottoposta la nostra regione. Per questi motivi noi abbiamo presentato questi quattro proposte in Consiglio regionale che sono stati condivisi dal Presidente Chiodi e dalla maggioranza e che invieremo con urgenza nell'ordine al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro degli Interni, ai Presidenti di Camera e Senato. Sulla problematica è intervenuto anche il capogruppo di Futuro e Libertà, Berardo Rabbuffo. Un'ondata di maltempo eccezionale che ha caratterizzato non solo l'Abruzzo ma in particolare la provincia di Teramo, già danneggiata dall'alluvione, quindi già risentiva molti aspetti anche dell'economia, dell'agricoltura, delle aziende di notevoli problematiche. Pertanto abbiamo sollecitato con una mozione condivisa e votata da tutto il Consiglio il governo affinché possa rispondere a tutte le spese che sono state sopportate per fronteggiare a questa situazione eccezionale e poi anche perché almeno per i comuni che hanno fatto fronte si possa uscire dai problemi legati al patto di stabilità per la parte delle spese che sono state affrontate. Proprio questo perché dopo l'alluvione, dopo il terremoto che ha riguardato purtroppo non soltanto la zona dell'Aquila ma anche molti comuni di montagna del Teramano, è indispensabile che ci sia una solidarietà, un aiuto e quindi che il governo stesso si faccia carico di queste notevoli problematiche.